Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sì, siamo ancora su Final Fantasy XVI e sì, continuiamo le nostre cacce. Abbiamo sconfitto il Re Behemoth la volta scorsa, con qualche difficoltà, anche a causa del suo moveset un po' caotico, però ce l'abbiamo fatta. E questa è la cosa più importante. Banshee piangente. Gli spezza maledizioni si sono imbattuti in questa creatura mentre cercavano superstiti vicino al villaggio abbandonato di Garnic. Ok, quindi già sappiamo dove ci troviamo. Sviati dall'aspetto di questo abominio e scambiandolo per una donna del posto, si sono offerti di aiutarla, finendo ben presto per essere loro ad aver bisogno di aiuto. I sopravvissuti sostengono di sentire ancora adesso le urla, quelle dello spettro e quelle dei loro compagni caduti. Ovviamente la Banshee, come abbiamo visto in tantissime altre opere, in tantissimi altri giochi, è la rappresentazione comunque di questa, diciamo, sirena, chiamiamola così, che attira appunto la sua preda per poi scatenarsi e distruggerla come se non ci fosse un domani. Quindi il villaggio di Garnic a Walud. Quindi, tra l'altro, noi dovremmo aver completato praticamente tutto qua. Vedete, nel regno, diciamo nella Repubblica di Dalmechia abbiamo fatto tutto, nel Ducato di Rosaria abbiamo fatto tutto. Qui ancora ci sono due cacce ancora disponibili che faremo probabilmente nella prossima volta. E qui c'è l'ultima caccia che faremo praticamente adesso, perché l'ultima caccia è praticamente qua. Ecco, il villaggio di Garnic, che si trova esattamente... Io a saperlo lo facevo praticamente diretto, perché ci dobbiamo riteletrasportare qui, a Vida Gris. E il villaggio è esattamente quello che mi ricordavo trovarsi lì, praticamente sulla destra. Quindi è lo stesso villaggio in cui ho fatto anche una side quest, solo che la caccia ancora non era disponibile. E la caccia probabilmente si è resa disponibile dopo aver completato quella side quest, che spiegherebbe il tutto, ovviamente. Ci sta, alla fine ci sta, perché giustamente il gioco ti dà queste piccole informazioni anche facendo le side quest e facendo il tutto piano piano. Allora, qui possiamo scendere, perché qui non c'è più problema, e adesso dovremmo trovare... Esattamente. Eccola qua. Ah, che tra l'altro Ghizza Maluk? What? Riferimento a Final Fantasy 9. Ghizza Maluk. La follia di Armon continua. Incredibile comunque questa cosa. Ghizza Maluk, bello il riferimento. Peccato che è, bro. Bene, sono riuscito a prenderla. Godo. Che tanto questo attacco non fa neanche tanti danni. Serve solo ed esclusivamente per accumulare le... Ah! Vabbè, il moveset è molto simile alle copie di Garuda che abbiamo affrontato, diciamo, anche in precedenza. È molto simile al moveset delle copie di Garuda. Tanto che ho fatto pochissimi danni con Zantenzuken. Incredibile. Attenzione. Cara mia, basta. Cioè. Va bene. Madonna mia, come mi ha preso?
Porca miseria. Questo per fare le schivate. Ok, chiudiamola così. Hai perso. Che bello chiuderlo con Zantenzuken. Così, no? Col Zantenzuken livello 5. Fighissimo. Ok. Occhio offuscato, anche questo usato per la creazione, vedete? Una pietra liscia ottenuta dai famigli di Benedicta. Quindi per far capire che ovviamente è un collegamento ancora a Benedicta. Che tra l'altro, nonostante sia morta Benedicta, ci sono ancora rimasugli di ciò che è stata la manifestazione di Benedicta. È particolare questa cosa, molto particolare. Comunque, anche questa ce la siamo tolta dalle scatole e in teoria abbiamo finito anche la regione di Walud. Abbiamo completato tutto anche nella regione di Walud. Quindi ultime due cacce e possibilmente anche l'impero di Sunbreak verrà completato. Alla prossima.